Raccontarti quella che è la tua esperienza all'interno di una popolare in Sondrio e anche delle sinergie che si sono create nel corso degli ultimi anni tra le nostre realtà. Volentieri. Allora, prima due parole su di me, su che cosa faccio all'interno di Banca Popolare di Sondrio. Banca Popolare di Sondrio è una banca antica, nata nel 1871, è una banca che, come nello slogan del video, è basata molto sull'attenzione, sulla relazione con i propri clienti. In questo, Banca Popolare di Sondrio ha sviluppato anche un modello, diciamo, di relazione che è peculiare, basato principalmente sulla presenza fisica delle proprie filiali e andando a sfruttare quelle che sono le opportunità della relazione, nella relazione con i clienti, offerte dalle tecnologie digitali. In questo percorso di trasformazione delle modalità di relazione, ha creato una struttura, si chiama Digital Transformation Lab, io sono responsabile di questa struttura, che fondamentalmente svolge quattro compiti. Li racconto perché secondo me fanno capire meglio anche l'approccio. Sono dei compiti più di analisi e di analisi e di guida di quella che è la trasformazione, e poi dei compiti più gestionali operativi, e sono volutamente stati inseriti all'interno della stessa struttura. Quindi, un nucleo che si occupa effettivamente dell'analisi dei processi e della definizione della roadmap dei percorsi trasformativi, quindi più di trasformation, un nucleo che si occupa della customer intelligence, quindi dell'analisi, della discovery di informazioni, di insight, e due nuclei operativi, uno di comunicazione sui canali digitali e l'altro invece di gestione di quello che è proprio il canale di contatto quando si va nel mondo digitale, quindi contact center in senso esteso, telefoni e altri canali, soprattutto canali digitali su cui stiamo investendo, facendo dei progetti trasformativi nuovi. Quindi capiamo che in questo caso l'attenzione verso quello che è il percorso e il cliente online è fondamentale, anche considerando il modello di banca che voi sposate, quindi un modello di banca digital, in cui la filiale rimane un fondamento insostituibile sul territorio, che però deve essere accompagnato da quella che è la conoscenza del percorso digitale del cliente. Sì, mi verrebbe da dire che più che il cliente digitale, quello che si guida è proprio l'attenzione al cliente. Quindi quel nucleo di customer intelligence che abbiamo creato sotto la visione transformation ha proprio questo compito. Esplora, conosce, capisce come il cliente opera, quindi su quali canali preferisce operare, ma anche e soprattutto dove si genera il momento di relazione, il valore, quindi nella customer journey più complessiva. Spesso in banca, arrivando da modelli molto incentrati su un'attività fisica, ci siamo concentrati su una riduzione del costo operativo, quindi andando ad analizzare i dati più semplici, che hanno quelli relativi alla transazionalità, cioè alla gestione della materialità. In Banca Popolare di Sondrio ovviamente abbiamo fatto anche noi questo percorso, ma adesso ci stiamo concentrando molto sull'analisi di dove si genera il valore, quindi l'analisi dei momenti di relazione, l'analisi dei prodotti che il cliente possiede. Questo evidentemente è un cambio di passo importante che ha portato a fare delle scoperte interessanti. Ad esempio abbiamo scoperto che i clienti più digitali sono non solo quelli che usano meno la filiale per la transazionalità, ma sono anche quelli che possiedono più prodotti ed esprimono un valore più alto. E sapete bene che i prodotti, soprattutto in banca, si distinguono di grandi filoni, prodotti che necessitano di un'area della relazione molto forte, che necessitano di empatia e fiducia per essere compresi e capiti, in cui il cliente ha proprio bisogno di avere un consiglio di qualcuno di cui si fida, rispetto a prodotti assolutamente più selfie, più digitalizzabili, che invece sono facilmente collocabili, tipo il conto corrente, la carta, il sistema di pagamento, perché evidentemente lì non c'è bisogno di una grande carica empatica e di fiducia nei confronti della banca per arrivare a prendere una decisione, ma si giocano più su altri aspetti, principalmente aspetti di prezzo.
hanno più valore, ma sono anche quelli più digitali, è evidente che avendo più valore e più prodotti hanno anche una quantità, una percentuale di prodotti, diciamo, più push, quindi quelli che tecnicamente si chiamano push, quindi più nell'area della relazione, dell'empatia e della fiducia, evidentemente questo è un passaggio molto importante nel disegnare una strategia. Per questa ragione la strategia digitale di Banca Popolare di Fondolo noi la definiamo physical, quindi è un mix tra strumenti, canali che facilitano, semplificano la relazione, ma un mantenimento della centralità della filiale come momento fondante della costruzione del valore del rapporto con i nostri clienti. Quindi un momento in cui ci saranno anche solo tre volte nel corso della vita del nostro cliente, ma su quei tre momenti tossici, che sono i veri momenti fondanti del valore, vogliamo riportare ad una relazione umana e filiale. In questo processo di analisi e di implementazione di quello che è il valore del suo cliente, che ruolo ha svolto e svolge Pointlist, e chiaramente anche, se possibile, condividere quelli che sono stati i risultati, a livello di obiettivi, iniziative, piuttosto che risultati misurabili. Allora, Pointlist è stato un fattore, uno di quei, come dire, abilitatori tecnologici che hanno permesso di scardinare certe dinamiche che spesso tra il business e la parte attiva non vengono generate. Mi spiego meglio: in banca abbiamo tonnellate di dati, abbiamo tantissimi sistemi di intelligence, di BI, abbiamo tantissimi sistemi che permettono di valorizzare i dati. Quello che abbiamo visto su Pointlist è una grande possibilità di fare ingestion di una massa di dati anche molto diversa tra loro. Ma il vero, e questo lo fanno anche altri strumenti, ma il vero punto, secondo me, lo snodo che ci ha proprio fatto capire il valore che avevamo davanti, è la capacità di produrre rapidamente delle analisi a fronte di domande fatte dal business, di costruire delle analisi rapidamente e produrre un risultato affidabile al 98%, al 97%, ma in pochissimo tempo. Basta anche importanti, molto importanti di dati. Questo è un vantaggio perché evidentemente permette subito di restituire un flavor, una sensazione, una prima indicazione e fa capire al business più rapidamente se quel tipo di domanda ha un senso o non ha un senso, dobbiamo magari raffinarla meglio e focalizzarsi su altri dati. Questo ha permesso di facilitare, semplificare, velocizzare. Grazie a strumenti, uno strumento come questo, abbiamo ad esempio esplorato quello che noi riteniamo essere l'ecosistema dei nostri clienti, quindi abbiamo costruito delle visioni su quelle che i nostri clienti, come operano i nostri clienti con i loro clienti, con i loro fornitori, abbiamo costruito degli insight interessanti su cui abbiamo una prima fase più tattica, costruito delle campagne che hanno portato dei risultati anche economici molto interessanti. Su questo punto hai già anticipato, no, quello che sarebbe stata la mia prossima domanda. Ti stai raccontando, e mi hai anche raccontato nei bei confronti che abbiamo avuto, che Banca Popolare di Sondrio ha previsto una trasformazione che per il momento conta in una prospettiva temporale di almeno 2 anni. E sappiamo, come tutti immaginavi, che le implementazioni e introduzioni fatte da un punto di vista di IT hanno un impatto maggiore se allineate, se rispondono con quelle che sono le aspettative e gli obiettivi del business. E credo che la maggior parte di noi si trovi d'accordo che non è una cosa immediata, perlomeno, da raggiungere. Secondo la tua esperienza, come riesci a fare allineare questi 2 anni aziendali? E come vedi l'introduzione e l'evoluzione del contact center all'interno di questo ecosistema? Allora, domanda molto articolata. Provo ad andare un po' per blocchi logici. Allora, chiaramente la roadmap in questo momento per noi è molto importante, è una durata, un orizzonte che abbiamo dato di 2 anni. Si suddivide in azioni più progettuali, trasformative su fattori abilitanti tecnologici di processo. Ha individuato anche una serie di iniziative di business, vuoi campagne di rivitalizzazione di clienti e di prodotti già esistenti, piuttosto che vere e proprie trasformazioni
di legato determinate tipologie di prodotto ragionando in una logica appunto digital, quindi offerta di prodotti anche in digitale, ma capite benissimo che già questi due blocchi progettuali richiedono un cambiamento non banale su quelli che sono i colleghi e poi quelli che sono i clienti. Capite bene che andare a portare una grossa innovazione a livello di processo e poi la rete non la capisce, non la sa utilizzare, peggio i clienti non la capiscono, non la sanno utilizzare, questo evidentemente è un fattore di cui tenere conto, perché spesso, come dice, una buona idea fallisce su questo dettaglio. Quindi tutto il filone del change per me è estremamente importante, non solo come formazione, ma anche come misurazione dell'effetto che stiamo producendo. Quindi ancora una volta il tema della customer intelligence è fondamentale, perché andare a costruire degli insight mirati su abbiamo costruito un'innovazione di processo, l'abbiamo spiegata alla rete, l'abbiamo raccontata ai clienti, l'abbiamo rilassata, ma che effetto sta producendo? Funziona? Non funziona? È un'ottima maniera di capire qual è la leva corretta di andare a agire, più comunicazione, oppure ho sbagliato qualcosa nel progetto, oppure ho sbagliato qualcosa nel prodotto o nella modalità con cui raccontiamo il prodotto. Da questo punto di vista avere uno strumento che ti permette di analizzare rapidamente, vedere, partendo da quella che è la customer journey del mio cliente, sia sui prodotti che sulle soluzioni, permette immediatamente di dare subito delle risposte e indirizzare delle azioni. Molto importante quindi dal nostro punto di vista anche nella gestione del change. Carissimo, ti ringrazio ancora. Anche perché, ultima domanda che stiamo ponendo a tutti i clienti che stanno accompagnando durante la giornata di oggi, e quindi come vedi nel medio e nel lungo termine il futuro della customer experience in generale e chiaramente all'interno della tua ricerca? Sì, è già emerso da vari interventi che mi hanno preceduto, quindi vado per slogan e non vi sto a ripetere tutti i concetti, però noi lo vediamo fisico e a distanza, e lo vediamo umano e digitale. È il motivo per cui mettendo al centro il cliente, non solo il comportamento del cliente, ma il cliente anche nel valore, dove esprime il valore nella relazione con la banca, abbiamo coniato questo, abbiamo più che coniato, adottato questo termine sul digital. Quindi noi vediamo un'evoluzione assolutamente digital. La banca, come vi dicevo, ha prodotti che sono alcuni molto relazionali, empatici, e di fiducia, altri molto più basati sul self, sulla possibilità di essere compresi e capiti in maniera semplice, ma i due mondi devono coesistere con vita, a meno che non si voglia andare a fare una banca esclusivamente digitale, ma a quel punto faccio fatica a pensare che vi siano prodotti a valore che richiedono la relazione. Io, come dico sempre, della banca noi prima che gestire soldi gestiamo relazioni, gestiamo fiducia, gestiamo empatia nel confronto, cioè il cliente si deve riconoscere veramente come un aiuto a sapersi amministrare, a saper prevedere ciò che il futuro può prospettare e non semplicemente un conto economico che poi alla fine dell'anno si chiude.